Una sperimentazione clinica è una ricerca scientifica rivolta ai pazienti con la finalità di testare gli effetti di nuovi farmaci o di farmaci già in uso, di terapie biologiche, di qualsiasi procedura medica, chirurgica o radioterapica. La ricerca clinica cerca di dare risposte ai numerosi quesiti risolti in ambito diagnostico, preventivo e terapeutico delle malattie neoplastiche. Allo stesso tempo, gli studi clinici forniscono informazioni importanti sui meccanismi biologici e molecolari delle malattie neoplastiche. Gli enormi progressi nel trattamento delle malattie neoplastiche che permettono ai pazienti di vivere più a lungo sono il risultato delle sperimentazioni cliniche condotte in passato. Tutti i farmaci, prima di essere testati nell'uomo, vengono sottoposti a un lungo processo di ricerca in ambito preclinico per metterne in luce gli effetti positivi ma anche i possibili rischi. La sperimentazione clinica viene condotta in accordo a un documento chiamato protocollo che descrive in dettaglio tutte le fasi della sperimentazione, in particolare gli obiettivi, il razionale, i pazienti che devono essere inseriti, il numero dei pazienti e tutte le procedure che dovranno essere eseguite. I pazienti inseriti in studio vengono seguiti da un'equipe di sperimentazione altamente qualificata. Questo è un team multidisciplinare coordinato dal cosiddetto principal investigator, che ha la responsabilità della conduzione dello studio. Insieme a lui, nella gestione del paziente, collaborano altri medici, gli infermieri di ricerca, farmacisti e gli study coordinator. Decidere di partecipare a una sperimentazione da parte di un paziente è una decisione libera e volontaria, che può essere presa eventualmente consultandosi con i propri familiari o con dei medici di fiducia. Partecipare a una sperimentazione clinica permette ai pazienti, da un lato, di avere accesso alle più recenti innovazioni in tema di trattamento dei tumori e dall'altro garantisce comunque un trattamento secondo rigorosi standard internazionali di cura. Partecipare a uno studio clinico permette al paziente di avere un ruolo attivo nel proprio processo decisionale di cura. Allo stesso tempo aiuterà i futuri pazienti con la stessa malattia. Ovviamente il paziente che partecipa a una sperimentazione clinica deve anche tenere conto che può essere esposto a dei rischi e a degli effetti collaterali inattesi. Ogni sperimentazione, prima di avere inizio, deve essere approvata dal Comitato Etico Indipendente. Questo comitato è composto da medici ricercatori, giuristi, eticisti, farmacologi e da rappresentanti delle associazioni di volontariato. Il comitato etico valuta la scientificità e l'eticità della proposta di ricerca. In particolare, valuta il rischio-beneficio. Nessun paziente può essere esposto a dei rischi che non bilancino i benefici attesi. Il comitato etico, inoltre, valuta un documento molto importante, il modulo di consenso informato. Questo modulo dovrà essere sottoscritto dal paziente prima di qualsiasi procedura di studio, oltre che dal medico sperimentatore che propone la partecipazione allo studio. È un documento che descrive in dettaglio lo scopo della ricerca, tutte le procedure previste dallo studio e i possibili rischi e benefici cui andrà incontro il paziente. In ogni caso, il paziente può ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento senza darne spiegazioni. Questo non avrà nessuna conseguenza per lui, perché egli riceverà comunque la cura secondo i migliori standard attualmente disponibili.